mio Dio! Quando? Ieri sera. Insomma, un po' me l'aspettavo. Ne ero quasi sicura. Va tutto bene, April? Perché lo so, sapevo che sarebbe stata dura per te, ma tu troverai un altro April. E Charles è molto interessato a te. Oh, lo so, ma Charles è... Ciao. Ciao, April. E Charles è cosa? Niente. No, 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 sono felicissima. L'hai detto a qualcun altro? A parte i miei? No, sei tu la mia persona. Oh, Dio, che bella cosa. Voi due sarete i nuovi Shepherd. Ma figurati, noi saremo i nuovi Webber. Certo, e com'è andata? Raccontami. Ok, ieri siamo usciti a cena e lui mi ha... Buongiorno. Stai parlando con me? Jackson, non darci voglia animale. Dal primo all'ultimo potete andare tutti. Ciao! Come va questa mattina? Tutti pronti a rimboccarsi le maniche? Vediamo il tabellone, ragazzi. Avery. Pronto soccorso. Nobile lavoro. Young. Aneurisma dell'aorta toracica da primo. Ah. Perciò io dovrò seguire il posto operatorio di Torres. Kepner. Devo assistere Shepherd, quella buona. Beh, io sono con lo Shepherd cattivo. Magari saremo noi i nuovi Shepherd. No, noi no. Bene, ragazzi, la giornata dipende da voi. Diamoci da fare perché il Seattle Grace rimanga l'ospedale migliore di tutti. Coraggio! Young, sorridi. Uffa, su, muoviamoci. Posso parlarle, dottoressa Webber? Ok. Avevamo detto di non farlo in ospedale. Scusami, è solo che... Oh, mamma, sei così sexy con quell'anello. Mi sta bene, vero? Sì. Ma che ne pensano i tuoi? Tua madre che ha detto? Oh, è stata felice, è naturale. Ti adora. Beh, finalmente, ci è voluto un po'. Eri uno stronzo prima di conoscermi. Non sapeva che sotto sotto c'era un bravo ragazzo. Ma io sì. Oh, mi piace tanto. E ti amo tanto.